Assessore Febo, tornano i voli dall'aeroporto d'Abruzzo di Pescara e questa è la notizia, ha detto quella di oggi è una giornata davvero importante. Ma è importante perché dopo il fermo, dopo tutti i problemi anche di natura economici che si sono creati con questo fermo, perché l'aeroporto d'Abruzzo ci interessa come infrastruttura per il turismo, ma non dimentichiamo che l'Abruzzo, ringraziando Dio, è la prima regione del centro-sud come numero di industrie e come numero di occupati, e quindi ci serve anche per l'attività economica. Iniziamo con voli importanti che ci garantiscono Volotea, ma che ci garantisce anche l'estero con Ryanair. Oggi inauguriamo tutto quello che è la sicurezza all'interno dell'aeroporto, che comunque va data sia all'ENAC ma soprattutto ai viaggiatori. Chi viene in Abruzzo deve sapere che il nostro è un aeroporto oramai controllatissimo, dove c'è il rispetto di tutte le disposizioni per il distanziamento e di prevenzione. Abbiamo scanner, segnaletica orizzontale e verticale ovunque, contenimento delle persone al massimo della capienza dell'aeroporto con spazi esterni di attesa ove fosse necessario quando ci sono più voli, e controllo assoluto all'interno dell'aeroporto che tutti indossino sempre la mascherina comunque, perché come sapete è stato tolto il posto vuoto negli aeroplani, quindi bisogna stare vicini a delle persone ed è giusto che questo avvenga con la mascherina e con tutte le misure. Poi le mani, i dispenser, i termoscanner, nel caso in cui qualcuno abbia la febbre verrà allontanato, abbiamo un posto di intervento del 118 e dell'ASL di Pescara e quindi un immediato intervento delle forze sanitarie nel rispetto della privacy della persona e comunque della sicurezza delle altre. Ma il nuovo bando ci stiamo ragionando, perché lo abbiamo ritirato perché chiaramente non potevamo immaginare di poter fare un bando con questa situazione. Oggi stiamo affrontando altre ipotesi buone, perciò dicevo si sta lavorando. Credo che nel giro di 10, massimo 15 giorni potremo concludere altri buoni accordi.